Buongiorno ragazzi, pochi cazzi e benvenuti in questo nuovo video. Il campionato è quasi finito, l'europeo si avvicina, ma cosa più importante per questo video, non in generale, si avvicina il calciomercato. E come sapete, quando si avvicina il calciomercato si cominciano a sentire le prime notizie, a trapelare delle indiscrezioni. E ovviamente io, come sapete, ci credo più o meno come un ateo crede in Dio. Non sono ateo, comunque a parte questo. Si parla di un possibile interessamento della Roma verso Falcao. A questo punto io ho deciso di dire la mia in questo video, breve video. Io non so quanto sarà breve sinceramente, per appunto farvi sapere come la penso. Ma prima, sigla! Oh Maria Callecon, c'è il Di Marzio Show, lo Sport Italia Petula, la televisione che l'accenno a fa, le sparate 200 al giorno, prima o poi una la beccherete. Seguite Calcio Pazzo e Sick World, almeno due risate con noi ve le fate. Radamel Falcao per me, diciamo, è un giocatore fortissimo. Ha avuto un momento no, quindi probabilmente prenderlo sarebbe rischioso. Però se a me mi chiedessero se vorrei Falcao alla Roma, io risponderei senza dubbio sì, sì, lo vorrei. Sono consapevole al 100% che questo acquisto escluderebbe una possibile permanenza di Edin Dzeko nella Roma. E sapete che io generalmente impazzisco per Dzeko, perché molti sotto il video mi diranno: ma tu non eri innamorato di Dzeko che lo volevi? Non è che sono innamorato, a me piace Dzeko, cioè io l'avrei tenuto perché ho detto: se alla prima stagione ha fatto 10 gol soffrendo, se questo in grado ne fa 40 esempio per le prossime stagioni. Però se comunque arriva un altro attaccante che mi piace in egual misura o ancora di più, ovviamente non è che dico no, ora voglio tenere Dzeko finché non muore. Se arriva una squadra che ci offre una buona somma per Dzeko, o comunque ci offre una contropartita efficiente appunto per Edin Dzeko, sufficiente diciamo per l'acquisto, non è che mi dico no, non è che stiamo parlando di Totti, cioè di un giocatore storico alla Roma. Non è che parliamo di Nainggolan, un giocatore che c'è stato 10 anni, che ha dato tutto per la maglia e continua a combattere. Parliamo comunque di Edin Dzeko. Se rimane sono contentissimo, se se ne va e arriva un giocatore forte quanto lui o ancora più forte, a me mi va più bene. E per me Falcao è molto forte. Falcao ragazzi sta soffrendo. Lui ai mondiali del 2014 poteva essere quello che sfondava, cioè è arrivato da prima punta più forte del mondo, del mondo. Aveva fatto una barca di gol, poi tutti i vari problemi, l'infortunio, il Manchester United, il Chelsea, il Monaco, è stato una sofferenza, sono stati 3 anni di sofferenza. È rischioso, lo ammetto, è rischioso. Però se tu non lo fai mai giocare, quando segna, perché al Chelsea non ha fatto ste gran presenze sinceramente. Il problema sarebbe l'ingaggio. Ad oggi, se non erro, Radamel Falcao percepisce lo stipendio, tenetevi forti ragazzi, di 14,5 milioni annui. Praticamente è lo stipendio di mezza Roma e mezza Roma insieme. Se escludiamo Pjanic, Nainggolan, Totti, De Rossi, che altri, i sommi, arriva a 14, è tantissimo. 14 milioni ragazzi è un botto, soprattutto per un giocatore che si deve rilanciare. Ci sarebbero però degli elementi da non sottovalutare. Attualmente, tralasciando che sta facendo cagare al cazzo, Falcao è un trentenne, nonostante vale per, come dice Transfermarkt, insomma, che comunque mi sembra il sito più affidabile per quanto riguarda i prezzi. Non sono tutti giustissimi, però sono abbastanza affidabili. Considerando quanto è stato pagato, ovvero tipo 60-50 milioni, attualmente varrebbe sui 23, così dicono, a 30 anni. È in scadenza, quest'anno scade Falcao, quest'anno scade. E la mia proposta è: proviamoci e proviamoci subito. Questo non è un colpo, se lo vuoi fare, che puoi farlo a fine agosto. Voi direte: perché, chi te se lo prende? Te se lo prende, ci sono, c'è la Coppa America quest'anno, c'è la Coppa America. Se lui esplode, ragazzi, in Coppa America fa quello che, insomma, fa il Falcao, arriva alla squadrona di turno e te lo incula. Attualmente Falcao è più o meno come stessimo parlando di Mario Gomez, con la sola differenza quella dove Mario Gomez segna e Falcao no. Cioè attualmente Falcao è uno degli attaccanti più svalutati del mondo, e secondo me con il modulo che usa la Roma, con la velocità di Falcao, perché Falcao è un giocatore totalmente diverso da Dzeko. Basta vedere che è alto 1,78 m a differenza di Dzeko che è alto 2,45 m. Oh, mi sto allargando, diciamo, per chi non capisse, diciamo, queste cose. È un giocatore che è alto 1,77 m, che è veloce, che è tecnico, e con l'attacco con il Sharawi, Perotti o Salah che fanno sovrapposizioni può essere buonissimo. Ragazzi, per me Falcao alla Roma sfonda. Poi magari dico una stronzata, probabilmente quasi nessuno lo vorrà, perché diranno però è un colpo da fare, ma è rischioso eccetera. Io sono sicuro che se deciderà di ridursi lo stipendio, perché lui andando al Chelsea se l'è ridotto, non so se lo sapete, lui prendeva 20 milioni al Monaco all'anno, poi è passato al Chelsea, ne ha
presi 14, mi pare, 14 e mezzo, 14 e mezzo. Se lui decidesse ancora di ridursi lo stipendio, oppure riuscissimo a convincere il Chelsea a dargli dei soldi per Falcao, tipo sui 10 milioni, visto che in scadenza potrebbe venire via zero, però qualcosa paghiamo per uno, cioè tipo noi paghiamo 5, loro pagano 5, con magari un, non lo so, con un aiuto economico esterno, potremmo davvero riuscire a portarlo a Roma. Probabilmente si deve ridurre lo stipendio tanto, perché se devo pagare 10 milioni l'anno per un giocatore così, mi prendo un top player, e attualmente Falcao un top player non è, potrebbe diventarlo. Per cui ripeto, se vuole venire a Roma e se sarebbe disposto ad abbassarsi lo stipendio, abbassarsi l'ingaggio per comunque essere riscoperto il vecchio attaccante che era, io me lo prenderei anche oggi, però ci devi mettere del tuo. Questo, ragazzi, era il mio pensiero su Radamel Falcao. Sapete che qui a Roma di Falcao ne abbiamo avuto già uno. Continuare la discendenza per noi sarebbe oro, se poi fosse davvero forte come era una volta appunto Radamel Falcao precedentemente Atletico Madrid. Detto questo, ragazzi, io vi ringrazio per la visione. Se vi è piaciuto lasciate un mi piace, se vi ha fatto cagare ovviamente c'è il tasto dislike, boh, e ci vediamo ad un prossimo video.